momento del quarto di finale tra Juventus Next Gen e Carrarese qui al Moccagatta, casa dei giovani bianconeri, due squadre che si conoscono bene, si sono già affrontate nel girone B, due vittorie per la Carrarese in entrambi i casi di misura. Adesso però i playoff sono tutt'altra storia, la Juve non si è mai spinta oltre i quarti, c'è anche il supporto come sempre in questa post season della Sala VAR, partita diretta da Calzavara, arbitro di Varese, subito un calcio di punizione per la Carrarese, prova a far girare il destro Nicolas Schiavi, non si abbassa il pallone come avrebbe voluto l'argentino, tanta qualità nel palleggio della Juve anche a ridosso dell'area, il vantaggio arriva così come Nenzia per Savona, 1-0, secondo gol nei playoff di Nicolò Savona dopo il rigore segnato all'Arezzo, un'azione splendida della Juve che con grande personalità va a palleggiare a ridosso dei 16 metri, non forza la giocata, arriva al tiro con l'assistenza precisa di Comenenzia per Savona, qui ci ha provato Sekulov di sfondamento, primo tempo vede tantissima Juve, qui con un tiro sbilenco di Asa che comunque ha toccato tantissimi palloni lì in mezzo al campo, si fa vedere anche la Carrarese con Cicconi, probabilmente era un cross, stava per diventare un tiro, comunque tutto sotto controllo per Daffara. Siamo nel secondo tempo e la musica cambia, inizia a collezionare calci d'angolo la Carrarese, la Juve deve stringere i denti in difesa, prova però subito a proporsi, va vicina al raddoppio con la volée di Rui, servito da quinto a quinto, dall'altra parte però è Schiavi in incursione aerea per vie centrali a fallire il colpo di testa all'interno dell'area bianconera, la partita diventa bellissima. Bangula, suggerimento di Cerri che è entrato per lui, salva tutto Coppolaro, uno dei cambi decisivi di Antonio Calabro, qui ci ha provato Damiani con una conclusione al volo, sarebbe andata in porta, ha centrato la sagoma di un difensore. A proposito di conclusioni, che meraviglia di Leonardo Capezzi, ha preso la mira e ha messo questo destro immaginifico sotto l'incrocio, 1-1, il primo gol in campionato dell'ex Perugia e Salernitana, è una traccia fantastica sulla quale non può nulla da fare, la rimessa in piedi la Carrarese e prova a chiudere in avanti, lo fa con questo tentativo finale di Finotto che non va oltre quello che avete appena visto, finisce 1-1, appuntamento al ritorno allo Stadio dei Marmi dove la Juventus dovrà necessariamente vincere per puntare ai quarti, alla Carrarese basterà anche un altro pari.